Qual è il problema? Niente, sto aspettando un amico. Stai aspettando un amico tuo? E chi è? Ma ti sei bevuto tutto quel vino là? Ti sei bevuto tutto quel vino là? Vieni qua, vieni, ti do una mano, vieni. Fammi capire di cosa hai bisogno, vieni qui. Vieni. Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare. Startup è un finanziamento della Regione Puglia che finanzia interventi di arte urbana e di street art volti a sottrarre al degrado delle aree che versano in evidente stato di abbandono. Pensammo che Parco Petrarota potesse rappresentare una sfida. E abbiamo messo su un progetto che è stato approvato dalla Regione Puglia e che finalmente oggi, dopo due anni, vede il suo concretizzarsi. È chiaro che per noi è motivo di gioia, ma ci pone anche un'ulteriore sfida, perché adesso se ritorna la comunità deve altrettanto prendersene cura, perché può vedere con i suoi stessi occhi quanto è bello godere in maniera sana di spazi verdi aggregativi. Una lacrima è una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Sindaco, lei ha detto poc'anzi una bella riflessione che vorrei da condividere con i più. Lavorare per una cultura della città che abbia poi cura di ciò che l'amministrazione realizza, ma importante anche, questo è molto interessante, lavorare anche in maniera endogena sulla cultura della pubblica amministrazione del manutenere e curare ciò che si crea. Ma il motto di Don Milani, I care, prendiamocene cura, credo che sia un motto, un principio ispiratore intanto delle istituzioni, quindi nel nostro caso la pubblica amministrazione, oltre che della società civile. La pubblica amministrazione molto spesso è lo specchio della società civile e viceversa. Siamo, lo vedo, organizzati per creare una macchina amministrativa capace di realizzare i progetti, quindi intanto di farseli finanziare e poi di realizzarli. Devo dire che siamo indietro invece proprio nel concetto di prendercene cura, di manutenerli. È questa la grande sfida, che però evidentemente non riguarda solo la pubblica amministrazione ma anche i cittadini. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.